riconoscere la discriminazione nei confronti delle donne è sicuramente il primo passo per prendere coscienza di un mondo che è sempre stato incentrato sulla figura maschile. Purtroppo questo è un tema ancora molto attuale, nonostante si siano fatte innumerevoli battaglie per riconoscere la donna nella società. Noi veniamo da un mondo che è stato costruito dagli uomini e per gli uomini. E spesso, tra l'altro, questo lockdown non aiuta, vengono vissute in totale silenzio, in totale isolamento all'interno delle mura domestiche. Avvenendo all'interno della casa, spesso si viene a conoscenza di queste forme di violenza quando esplodono. Sicuramente tutti i giorni entriamo in contatto con una serie di atteggiamenti che rimandano a una cultura sessista. La discriminazione alla fine è uno dei motivi principali che sono alla base della violenza sul genere femminile. Mi sembra di trovarla in particolare nel modo di parlare alle donne. Ah, mi fa piacere vedere che i numeri sono in leggero calo, ma sono ancora troppi. Non possiamo nel 2020 accettare che ci siano ancora vittime di una mentalità dove la donna è solo un oggetto nelle mani di un uomo e non una compagna da affiancare nella vita di tutti i giorni. Finalmente si sta mettendo il focus sui femminicidi e finalmente le donne iniziano a denunciare e fidarsi e ad affidarsi alle istituzioni. Non dimentichiamoci che oltre alle violenze fisiche assistiamo a forme di violenza psicologica e verbale che annientano completamente l'identità e la dignità della persona. Sinceramente, appunto, questo cambiamento così importante io faccio fatica a riconoscerlo. Credo che principalmente le donne si sentano più inserite all'interno di una rete che riesca a sostenerle. Il centro distrettuale antiviolenza Tina è una forte volontà politica che i comuni del distretto ceramico hanno espresso per dare un'opportunità in più alle donne del nostro territorio di denunciare. È difficile intuire quali siano i fattori scatenanti. Gli uomini spesso non sono consapevoli di portare avanti idee che fondamentalmente sono incentrate in una cultura un po' vecchia. Spesso quando l'uomo non è capace di elaborare in modo corretto l'abbandono, può esplodere con forme di rabbia che poi si possono trasformare in forma di estrema violenza. Gli uomini spesso non accettano dei no e questo porta a reazioni malate. Sotto questi gesti credo ci sia proprio una cultura sbagliata. Ma sicuramente un fatto culturale, un fatto anche di ignoranza. Innanzitutto penso che sia un fatto culturale. Le donne sono anche il bersaglio più facile. Quando avvengono queste cose si sente sempre perché non ha denunciato. Tante volte non si denuncia per paura. Se dovessi dire dove l'ho incontrata, sicuramente per esperienza nell'ambito sportivo. Un tipo di violenza che ho subito e che molte ragazze subiscono è il catcalling, quindi quella molestia di strada, tutti quei commenti indesiderati. Nel momento in cui ho detto di voler diventare un ingegnere, lì è scattato la prima discriminazione. Ho detto, ma come? Vai a fare un lavoro da uomo? Avere a che fare con operai che ti guardano e ti dicono ma cosa vuoi tu? È assolutamente svilente. Nella mia professione, io sono anche architetto, noi donne siamo obbligate a fare una fatica doppia. Sul posto di lavoro le donne hanno fatto passi enormi, però purtroppo si può essere discriminati cercando una gravidanza. Ho fatto tanti colloqui di lavoro nei quali mi veniva sempre chiesto come organizzavo la mia famiglia e poi vedermi sempre superare da uomini, perché a detta di chi gestiva la selezione, più disponibili. Basta a chi ci nega il profitto, il piacere e il potere.